perché ci hanno messo in posizione questa sala, questo è l'ennesimo messaggio di come il Cesena Calcio vuole assolutamente essere un futuro con la città. Ringraziamento poi al dottor Alessandri perché credo che la sua azienda rappresenti a livello mondiale Cesena e l'ha rappresentata sempre meglio. Significa che per noi è stato un significato importante quello di poter vestire il marchio Tecnoci, lo faremo con la massima fierezza, quindi difenderemo sia lo scudetto del Cesena che anche un'azienda importante come la vostra. Dopo i ringraziamenti vi dico una cosa, io ho una gran voglia di giocare la Serie A, ve lo dico subito, ho una gran voglia di misurarmi, voglio competere con le squadre più importanti della Serie A, cercando chiaramente di far leva su quelli che sono i nostri valori, che sono quelli della coesione, della passione, dell'entusiasmo, ai quali chiaramente dovremo affiancare qualità tecniche, qualità individuali, le qualità morali e le qualità dell'impegno, credo che siano doti che ci portiamo dietro, che abbiamo dimostrato di saper tirare fuori e credo che abbiano rappresentato nel corso di questi due anni sicuramente l'elemento in più che ci ha fatto fare quel salto e quella differenza che ci consente oggi di iniziare un campionato, diciamo il campionato più importante d'Italia, forse il campionato più importante al mondo. Io vi voglio trasmettere questa grande voglia che tutti noi abbiamo di misurarci, come dicevamo prima, con le società più blasonate, con le società che spesso rappresentano anche il nostro paese nelle competizioni europee, ma abbiamo anche voglia chiaramente di misurarci con un campionato molto complesso, con una qualità del campionato e con una qualità degli avversari sicuramente molto importante. Non ci spaventa, lo affronteremo con grande rispetto, ma tutto questo non ci spaventa e siamo pronti a farlo, come dicevamo prima, partendo dalle nostre armi migliori e alle quali cercheremo chiaramente di affiancare quelle delle indispensabili delle qualità anche tecniche dei giocatori. E quindi le scelte più importanti sicuramente avverranno in questo periodo che è quello del ritiro. Un augurio particolare, in bocca al lupo, faccio al mister Piccheretti, un allenatore che abbiamo voluto qui a Cesena fortemente, sono convinto che saprà trasmettere la forza che ha anche ai nostri ragazzi, saprà comunque gestire quei momenti di difficoltà, di tensioni che ci saranno comunque in un campionato così importante come quello italiano di Serie A. Grazie. Fatto questa società, sono convinto che riusciremo con grande attenzione, grande voglia, grande determinazione anche da parte mia, ma credo che le scelte che faremo anche sui giocatori sarà questa, quella di avere un grande attaccamento a questa maglia, a questa città che dopo tanti anni torna in Serie A, credo che siano 19 anni, giusto? E quindi la voglia anche di rimanere qui. Io faccio un ringraziamento di nuovo perché dal primo momento che sono venuto qui mi sono trovato subito a casa, questa è stata l'accoglienza avuta da parte della società e credo che poi con la città e con i tifosi arriverà, ma quello credo che dovremmo meritarlo in campo, ma sono convinto che lo faremo. Grazie. Che parte dai difensori centrali dietro, noi abbiamo chiaramente ci sono state tante scadenze di contratto, abbiamo ancora qualche giocatore infortunato da recuperare ed è arrivato un Pellegrino in quella zona, sia in quella che nella fase centrocampo nell'attacco manca sicuramente manca ancora questa squadra e il numero io credo almeno 6 giocatori 5-6 giocatori dovranno sicuramente arrivare a Cesena e arriveranno e è chiaro che come ti dicevo prima Alessandro dobbiamo avere la pazienza di poter arrivare a chi vogliamo e non possiamo in questo momento affrettare le cose. Mi piacerebbe anche a noi poter chiudere i lavori il prima possibile, però credo che ancora questa squadra, almeno
5, 6 elementi sicuramente mancano. Ora si sta facendo una politica con delle idee abbozzate che possono avere una logica, però puntando molto su dei prestiti. Pensi di continuare su questa falsa riga oppure, aggiunto a questi ingredienti che sicuramente è importante ed è logico, aggiungere anche una politica un po' diversa, cioè di giocatori che possono entrare in maniera più organica dentro le scelte? È sicuramente una politica questa del prestito, perché almeno per il primo anno di Serie A sicuramente è la politica che io ritengo più corretta dal punto di vista gestionale. E non disdegniamo però, e anzi privilegiamo sempre l'operazione di acquisizione o quantomeno di compartecipazione degli atleti. Faccio un esempio odierno: noi abbiamo firmato un quarto d'ora fa il contratto con Agatomo. È un contratto che ha una parte di prestito, ma riserva a Cesena la possibilità, l'opzione di rilevare al termine della stagione sportiva l'intero cartellino del giocatore. Questo significa che da un lato abbiamo fatto un prestito, ma di fatto ci siamo riservati l'opzione, la possibilità di riscattare il giocatore. Di fatto così non si fa che in maniera molto oculata comunque patrimonializzare la società. Ancora abbiamo delle idee chiare già in testa, ma credo che in questo momento sia anche giusto fare delle valutazioni sui giocatori che non abbiamo. Non si sente, viste un po' sfuggi, no? Ho detto che abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che dovremmo fare. Chiaro, buongiorno a tutti. Sì, come ha detto bene tu, l'anno scorso non è andata benissimo, anzi è andata male personalmente anche con la squadra. Sicuramente invece c'era una voglia di rimbalzo, una voglia di tornare a essere giocatore che era a Catania, a Palermo, dove giocavo, ho fatto bene e sono stato felice. Quindi essere qui a Cesena è sicuramente per me un motivo di orgoglio. Sono contento che la società mi ha dato un'altra possibilità per riscattarmi, e questo è quello che voglio fare, è ripagare la fiducia della società con il lavoro, con tutto quello che c'è da fare per appunto ripagarlo. In campo, al di là appunto del fatto che Feudi sia confermato nella qualità di capitano oppure no, rivestirai, Beppe, un ruolo molto importante tra coloro che sono rimasti e coloro che arriveranno per cementare il gruppo. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto il fatto del capitano è ancora da decidere con l'allenatore, insieme alla squadra si deciderà insieme. È chiaro che per noi è un'occasione importante da parte di tutti quest'anno, perché molti non hanno fatto questa categoria, e quindi dovremo cercare di trovare subito l'amalgama giusta, una coesione giusta per cercare di formare un gruppo che ottiene risultati importanti e contro squadre sicuramente di blasone. Quindi da parte nostra sicuramente massimo impegno.